Il tesoro di Tutankhamon è qualcosa di meraviglioso. Sono più di 5.000 pezzi diversi, 2.000 dei quali di gioielleria e oreficeria. La maschera del faraone è stata realizzata con 10 chili di oro e il suo sarcofago è costituito da ben 110 chili di oro massiccio. Alcuni di questi oggetti fanno parte del tipico corredo funerario di un faraone, ma ci sono anche utensili di uso quotidiano. ...1922. L'egittologo britannico Howard Carter scopre la tomba di Tutankhamon. 4 piccole sale e un tesoro straordinario. L'anticamera, con i carri del faraone e 3 letti funerari. L'annesso, con decine di sedie, tavoli, ceramiche e altri oggetti di uso quotidiano. La camera del tesoro, dove sono conservati i visceri mummificati del sovrano. Infine, la camera funeraria, dove giace il corpo del faraone, protetto da ben 4 sarcofagi di materiali vari e di 4 cappelle in legno. Questo è il cartiglio di Tutankhamon, ma al di sotto notiamo tracce di un'iscrizione preesistente. A un secolo dalla sua scoperta, il tesoro del faraone sta rivelando nuovi segreti. Segni nascosti. La traccia di un personaggio dimenticato. Hanno cancellato il segno femminile, inserendo della foglia d'oro, poi hanno levigato il tutto, rendendolo invisibile. Dall'analisi scrupolosa di questi oggetti e le tombe di grandi personaggi del Nuovo Regno, gli scienziati sperano di risalire alle origini del tesoro. E a 3.300 anni di distanza da quelle vicende, stanno scrivendo un nuovo capitolo sulla storia del regno del faraone. Avrebbero dovuto rimuovere questo braccialetto dal corredo funerario o modificarne il cartiglio. Ma come sappiamo, il delitto perfetto non esiste. Perché più di 3.000 anni fa i faraoni egizi, per essere sepolti, scelgono questo luogo in particolare? Senza dubbio a causa di questo picco roccioso che ricorda la forma di una piramide. La Valle dei Re è situata sulla riva occidentale del Nilo, di fronte all'odierna città di Luxor, quella che nel mondo antico è conosciuta come Tebe. Ed è qui che vengono effettuate le scoperte più spettacolari. Qui vengono portate alla luce 21 tombe appartenenti ad altrettanti faraoni. Ma ci sono anche quelle di diversi personaggi di rilievo che i sovrani intendono premiare, accordandogli il privilegio di essere sepolti al loro fianco. È qui, la mattina del 4 novembre 1922, che ha inizio la storia della scoperta della tomba di Tutankhamon. Quel giorno è arrivato Howard Carter ed è stato colpito da un totale silenzio. Gli operai avevano smesso di parlare perché avevano appena trovato qualcosa, un indizio che li avrebbe condotti alla tomba, il primo gradino di una scalinata che si inoltrava nel terreno. Durante il primo giorno, dopo aver portato alla luce i gradini successivi, hanno scoperto una striscia di legno. La striscia proveniva dalla cima di una cassa. Howard Carter l'ha subito riconosciuta. Presentava diversi cartigli reali. La striscia di legno è l'ultimo gradino della scalinata,
nascosto da detriti che all'inizio sembrano di scarso interesse. Sono i frammenti di una cassa recentemente ricomposta nei laboratori del Grand Museum. La striscia lignea ha trovato la sua collocazione. Sopra ci sono due nomi chiave nella ricerca della tomba di Tutankhamon. Quello di suo padre, il faraone Akhenaton, ma anche quello di sua sorella maggiore, Meritaton. Due nomi intimamente legati alla storia di Amarna, una città situata a 200 chilometri a nord di Tebe e della Valle dei Re. Amarna, la capitale costruita da Akhenaton, il padre di Tutankhamon. Il faraone la dedica a un unico dio, Aton, e alla sua manifestazione terrena, il disco solare. Bisogna immaginare questo progetto come qualcosa di colossale. Una città che si estendeva su 10 chilometri e che è stata creata in meno di 6 anni. Il re decise di chiamare la sua nuova capitale Akhet-Aton, che significa orizzonte dell'Aton. Il faraone era convinto che Amarna fosse il luogo dove il sole sorgeva sulla terra. Questa nuova religione dà vita a un nuovo tipo di architettura. Qui i templi non hanno tetti, permettendo così alla luce del sole di penetrare nel santuario. I templi di Aton sono spariti quasi del tutto. Rimangono solo le fondamenta e alcuni piccoli frammenti. Gli archeologi britannici al lavoro sul sito hanno cercato di segnare la posizione di quegli edifici sacri. Lungo queste linee dovete immaginare pareti alte diversi metri, costruite con speciali blocchi prefabbricati chiamati talatat. Questi blocchi venivano prodotti con un procedimento quasi industriale nelle cave egizie e il loro vantaggio era un peso contenuto circa 50 kg. Ciò significa che un operaio di costituzione normale poteva caricarselo sulla schiena, il che consentiva agli architetti di costruire edifici con grande rapidità. C'era un inconveniente. Se una parete poteva essere costruita molto rapidamente, con altrettanta facilità poteva essere anche smantellata. E subito dopo la fine del regno di Akhenaton, è stato deciso di smantellare tutti questi templi fino alle fondamenta. 10 anni dopo l'inizio dei lavori, il magnifico progetto del sovrano fallisce. E il destino della famiglia reale si conclude tragicamente. Ma che cosa ha a che fare tutto questo coi frammenti della cassa trovati da Howard Carter ai piedi della tomba di Tutankhamon? Perché su quel pezzo di legno compaiono i nomi di Akhenaton e di sua figlia Meritaton? La risposta si trova nella tomba reale di Amarna. Una tomba scavata nelle montagne che dominano la città ormai scomparsa. Oggi i bassorilievi sono gravemente danneggiati, ma hanno permesso ai ricercatori di ricostruire il terribile epilogo del regno di Akhenaton. Sul lato sinistro potete distinguere i corpi di due piccole principesse. I corpi sono distesi su un letto funerario. Si tratta di Setepenra e della sua sorellina più piccola Neferneferura. Di fronte a loro, davanti al letto, c'è la coppia reale in lacrime. Dalla sinistra distinguiamo un affranto Akhenaton che tiene per il braccio la moglie Nefertiti, singhiozzante e piegata dal dolore per la morte delle figlie.
All'uscita di una delle sale notiamo un personaggio ben evidenziato nelle braccia di una nutrice che può essere solo Tutankhamon, nato poco prima della morte delle sue sorelle maggiori. Vediamo donne della corte reale che piangono, tenendosi la testa tra le mani, mentre accompagnano la famiglia reale dopo la morte delle due giovani principesse. In una sala attigua, la terribile storia prosegue. La malattia ha colpito di nuovo ed è morta un'altra principessa. Qui viene descritta come una statua e la coppia reale la sta piangendo. Si tratta della principessa Maketaton. Muore a circa 10 anni. Qui vediamo Akhenaton e Nefertiti in lacrime, accompagnati dalle tre piccole principesse ancora in vita. La maggiore delle tre è la principessa Meritaton, quindi anche Senpaaton, e l'ultima, la più giovane, la principessa Neferne Neferuaton, il cui profilo è svanito. Sarà proprio lei la successiva a morire. Sappiamo che scompare poco dopo e che dopo di lei tocca alla regina madre Tii, la madre di Akhenaton. Più tardi anche la regina Nefertiti farà la loro stessa fine nell'anno 16, alla fine del regno. Quale può essere la causa di tutti questi decessi che decimano la famiglia reale? Nella corrispondenza diplomatica tra Akhenaton e il re di Babilonia leggiamo della morte di un'altra delle mogli del faraone, uccisa dalla peste che si abbatte sull'harem reale ad Amarna. Meritaton, la figlia maggiore del sovrano, sopravvive all'epidemia. Dopo la morte della madre, la regina Nefertiti sposa il padre Akhenaton e assume il titolo di grande sposa reale. Dal momento che suo fratello Tutankhamon è ancora un bambino, Meritaton ha ottime probabilità di succedere al padre. Il seguito della storia di Meritaton ci aspetta nel Museo del Cairo, e questa volta proprio nel tesoro di Tutankhamon. Mark Gabold è uno dei principali esperti sul celebre faraone. Ha il sospetto che alcuni oggetti abbiano un'identità segreta. Ed è deciso a dimostrarlo. Cristallo di roccia. È magnifico. Mark Gabold comincia la sua analisi con uno dei sarcofagi canopici nei quali erano conservate le viscere del faraone. All'esterno non c'è alcuna anomalia. E neanche all'interno. Da questo cartiglio è molto difficile ricavare qualche indizio sul primo proprietario. Ma nella parte interna del coperchio, qualche segno sospetto attira la sua attenzione. Questo qui è il cartiglio di Tutankhamon, ma al di sotto notiamo tracce di un'iscrizione preesistente. Il cartiglio di Tutankhamon e le tracce di un'incisione anteriore che l'egittologo identifica immediatamente. È molto difficile riuscire a decifrare l'iscrizione, ma possiamo ricostruire il cartiglio originale che apparteneva a una regina faraone identificata con l'epiteto «colei che è utile al suo sposo». Questo significa che questi piccoli sarcofagi canopici le sono stati usurpati. La regina faraone è quasi certamente Meritaton. Se in realtà questo piccolo sarcofago è di sua proprietà e viene riutilizzato per re Tutankhamon, a chi appartengono i 4 vasi canopi di alabastro che lo contenevano?
Marga Bold ha l'occasione unica di esaminarli senza la teca protettiva. La cosa sorprendente è che per la posizione dei coperchi si instaura una specie di dialogo tra queste due effigi che si fissano da una distanza di pochi millimetri. Ed è molto commovente osservare questa sorta di messa in scena studiata dagli antichi egizi per i visceri del sovrano. Sullo scrigno di alabastro i due cartigli del faraone Tutankhamon. A sinistra il suo nome da sovrano, sulla destra il suo nome di battesimo. Sotto l'ultimo carattere, quella piccola cesta, c'è una linea orizzontale che verosimilmente dovrebbe corrispondere a un nome. Analogamente, a destra, notiamo che c'è un primo cartiglio circondato da un ovale nero, ma sotto ci sono tracce di un secondo ovale. Ciò significa che in un lontano passato questo nome è stato corretto, è stato cambiato affinché questo scrigno fosse attribuito a Tutankhamon. E così uno degli oggetti più sacri del tesoro di Tutankhamon sarebbe stato realizzato per un'altra persona. Anche in questo caso, l'ipotesi più verosimile è che si tratti di Meritaton. E poi ci sono quegli oggetti su cui non c'è alcun dubbio. Per esempio, questo braccialetto, rinvenuto in mezzo ai gioielli del corredo di Tutankhamon. È sicuramente sfuggito all'attenzione dei sacerdoti responsabili della sepoltura del faraone. Si distinguono i due nomi reali con l'epiteto «colei che è utile al suo sposo». È un riferimento a una regina faraone che ha regnato prima di Tutankhamon. E questo braccialetto è uno dei rari oggetti nel quale il nome della regina è rimasto inalterato. È stato un errore, una dimenticanza. Avrebbero dovuto rimuovere questo braccialetto dal corredo funerario o modificarne il cartiglio. Ma come sappiamo, il delitto perfetto non esiste. Ad eccezione di questo braccialetto, tutti gli oggetti appartenenti a Meritaton vengono modificati sovrapponendo al cartiglio della regina quello di Tutankhamon. Ma in alcuni casi i segni sono inequivocabili. Per esempio, le fattezze di questo personaggio. Questa magnifica statuetta in legno dorato raffigura un faraone sul dorso di una pantera nera. Anche questa fa parte del tesoro di Tutankhamon. Viene rinvenuta nella tomba del faraone e dovrebbe rappresentarlo. Ma c'è qualcosa che non quadra. La prova definitiva che questa regina faraone è realmente esistita è questa statuetta usurpata e trovata nella tomba di Tutankhamon. Se osservate con attenzione il torace, la curva dei seni mostra chiaramente che si tratta di una donna, una giovane donna di 16 anni, che ha regnato sull'Egitto e che con ogni probabilità era Meritaton, la sorella maggiore di Tutankhamon. La cosa straordinaria è che è la sola statua completa della regina oggi in nostro possesso, un reperto di inestimabile valore, un oggetto assolutamente unico. Meritaton, e questa statua ne è la prova, è una delle poche regine faraone a regnare sull'Egitto. Riesce ad assumere il potere all'età di 15 o 16 anni, in un periodo nel quale il suo paese, la superpotenza dell'epoca, sta per perdere la sua supremazia. Perché nel momento preciso in cui un'epidemia si abbatte sul regno,
L'Egitto rischia di essere privato di un elemento essenziale per armare il suo esercito. Il bronzo, un metallo indispensabile per la fabbricazione di armi efficaci. L'Egitto rischia di perderne la disponibilità da quando non ha più il controllo della strategica città di Kadesh. La piazza forte di Kadesh era estremamente importante nella storia egizia perché controllava un corridoio naturale che metteva in comunicazione il regno degli Ittiti nell'odierna Turchia e il vicino Oriente, il corridoio siro-palestinese. Una zona da cui transitava tutta una serie di rotte commerciali internazionali fondamentali, in particolare quelle per il trasporto dello stagno e del rame, metalli essenziali per la fabbricazione del bronzo. Senza rame e stagno era impossibile fabbricare del bronzo e dunque delle armi. E chi non controllava quelle rotte commerciali era condannato a soccombere rapidamente per mano dei suoi nemici. Akhenaton ordina di riconquistare la città di Kadesh per riportare queste rotte commerciali sotto il controllo dell'Egitto. Ma contro ogni previsione, le sue armate vengono sconfitte. Erano decenni che gli egizi non subivano sconfitte nel vicino Oriente perché controllavano quell'area. La disfatta di Kadesh è stata molto grave perché ha spalancato una breccia che ha permesso agli Ittiti di impadronirsi di tutta la loro area di influenza nel corridoio siro-palestinese. Ed è stato in quel momento che il re è morto. È stato sepolto qui, nella grotta che aveva fatto scavare nei pressi di Amarna, vicino al palazzo, dove aveva passato l'ultima parte della sua vita. E dunque gli egizi erano in grave difficoltà e hanno cominciato a ritenere Akhenaton responsabile di queste sventure. Si stavano convincendo che a causa sua gli dèi non accordassero più all'Egitto la loro protezione. E così in breve tempo Akhenaton è stato consegnato alla storia come un pessimo sovrano e gli egizi hanno cercato di eliminare ogni traccia della sua esistenza. Qui la presenza di Akhenaton è stata cancellata o rimossa. Di questa immagine del re, tutto ciò che resta è un fantasma sotto i raggi del disco solare di Aton. Ma il simbolo è rimasto al suo posto perché nessuno attribuiva responsabilità ad Aton. La colpa era tutta del suo servitore, il sovrano che aveva fallito come intermediario tra la sfera umana e quella divina. Alla morte di suo padre, Meritaton ha solo 14 anni. Grande sposa reale di Akhenaton e la maggiore delle sue figlie, è la prima in linea di successione al trono. E all'epoca suo fratello Tutankhamon, probabilmente ha poco più di 4 anni. Quindi Meritaton comincia ad accumulare il suo corredo funerario, come qualunque faraone. Al Museo del Cairo, Margabold continua la sua analisi sul tesoro di Tutankhamon. Ora sta studiando gli oggetti di uso quotidiano e anche in questo caso incontra l'ombra della regina faraone. Vediamo chiaramente il nome di Tutankhamon in caratteri geroglifici, ma sotto ci sono le tracce di un nome preesistente e poi cancellato. Si distingue chiaramente il simbolo della vita, Ankh, lo scarabeo Khepr, le tracce del nome di Akhenaton. L'iscrizione recitava «Anche per ora amata da Akhenaton», ovvero il nome della regina faraone. L'usurpazione è ancora più evidente sull'altro bottone dello scrigno. I geroglifici dorati corrispondono chiaramente al nome del faraone Tutankhamon. Ma i caratteri in rilievo sullo sfondo formano chiaramente il nome della regina faraone. Il
Perciò questo scrigno apparteneva alla regina Faraone ed è stato adottato e modificato per la sepoltura di Tutankhamon. Ora è un oggetto piccolo ad attirare l'attenzione di Margabold. Un gioiello, anch'esso prelevato dal tesoro del faraone. Un articolo caratterizzato da una rappresentazione della dea Nut. Ma durante il regno di Akhenaton, la dea è stata proscritta. L'unico dio venerato è Aton. Il proprietario di questo oggetto, uomo o donna che sia, venera i culti tradizionali. Ma di chi si tratta? Parole pronunciate da Nut. Protendo le mie braccia verso mio figlio, il re Neb-Khepurra trionfante. Faccio vibrare le mie piume davanti alla tua perfezione, Tutankhamon. Nel cartiglio che troviamo qui si legge chiaramente il nome di Tutankhamon, ma sotto si distinguono le tracce di un nome precedente, altrettanto facile da leggere, Neferne-Neferuaton, che significa colei che è utile al suo sposo. In altre parole, la regina Faraone. È dunque Meritaton, e non Tutankhamon, come si era pensato finora, a chiudere la fase monoteistica aperta dal padre. Una decisione cruciale che cambierà la storia del regno. E c'è la questione degli oggetti che sono in contatto, diretto e indiretto, con le spoglie del faraone. Il sarcofago in oro massiccio, a sua volta contenuto in due sarcofagi di legno dorato. Il tutto poggiato su un letto, e successivamente inserito in un sarcofago di granito rosa, rinchiuso a sua volta in quattro cappelle funerarie decorate con foglia d'oro. Margabold si appresta ad esaminare una di queste cappelle. Questa volta l'incisione del nome del faraone è perfetta. Ma c'è un'anomalia nella disposizione dei caratteri. Uno spazio troppo largo tra due geroglifici che cattura la sua attenzione. Tutankhamon è vivo nella verità. Ora qui notiamo tre segni sovrapposti, ma non allineati. E dunque c'è lo spazio per un segno mancante. Ciò significa che originariamente qui c'era scritto «Viva nella verità» al femminile. In un secondo momento hanno cancellato il segno femminile inserendo della foglia d'oro, poi hanno levigato il tutto rendendolo invisibile, ma manca qualcosa. È straordinario. Quest'oro è di una bellezza maestosa con riflessi di rosso. Si capisce chiaramente che questo monumento ha una storia e una storia complicata. In tutti i punti in cui è presente il nome del re, notiamo che la foglia d'oro è molto più chiara rispetto ai toni più rossastri che caratterizzano il resto della cappella. E questo perché era stata realizzata per un sovrano. Il nome di questo sovrano è stato rimosso, hanno riapplicato la decorazione con foglia d'oro, per poi aggiungere il nuovo nome. Ma l'oro nuovo era molto più giallastro e spicca rispetto ai riflessi rossastri che caratterizzano la foglia d'oro applicata precedentemente. La differenza è palese. Infine, c'è la questione della maschera di Tutankhamon. Dieci chili di oro puro, l'oggetto più famoso del tesoro del faraone. È stata realizzata appositamente per lui? O è stata usurpata alla sorella maggiore? Margabold ha trovato altri indizi,
che deporrebbero ancora una volta a favore di Meritato. Anche in questo caso c'è un cartiglio che presenta minuscole tracce di una precedente incisione. Il cartiglio preesistente, ricostruito, indica che la maschera in realtà viene forgiata per la regina Faraone. Il suo cartiglio viene senza dubbio sostituito con quello di Tutankhamon. Oggetti straordinari come questo vengono realizzati per ogni faraone. Ma Meritaton è una donna e anche giovanissima. E dunque per lei deve essere più difficile ottenere certi privilegi rispetto a un faraone maschio. Forse deve dimostrare meriti eccezionali. Una tomba ad Amarna sembra suggerire una simile eventualità. La tomba di Merira II, il sovrintendente dell'Harem reale alle dipendenze di Akhenaton. La prima immagine ci descrive il dodicesimo anno di regno, prima che la sfortuna si accanisse sulla famiglia reale. Ci viene mostrato un momento idilliaco del regno, quando la coppia reale sembra felice e unita. E c'è questo dettaglio di Akhenaton che prende la mano di Nefertiti nella sua. La regina è probabilmente già incinta del futuro principe Tutankhaton, e alle spalle del re e della consorte vengono raffigurate le sei principesse. Seconda immagine. Sono passati 3 anni. Akhenaton e Nefertiti sono morti. Ora è un'altra coppia reale ad essere rappresentata. Alla destra c'è Meritaton. A sinistra un certo Smenkhara, un faraone che non ha mai regnato. Questa scena descrive un complotto, un piano machiavellico condotto dalla regina faraone contro il suo principale nemico, l'impero Hittita. Meritaton fa portare il fratellino Tutankhamon al sicuro, lontano dalla corte. Qui è con la sua nutrice. Ha poco più di 5 anni. Quindi si rivolge al re del regno Hittita, che minaccia le rotte commerciali verso est, creando all'Egitto problemi di ogni tipo. La regina chiede in sposo uno dei suoi figli. Parecchi mesi dopo riceve una lettera dal re. «Ho mandato mio figlio», scrive, «ma è stato ucciso lungo il tragitto». Chiaramente Meritaton non ha mai avuto intenzione di sposare il principe Hittita. Ha semplicemente guadagnato tempo. Il tempo che serviva alle sue armate per ripristinare le forniture di rame e stagno. Non sappiamo se gli egizi lo abbiano fatto eliminare o se abbiano avuto un colpo di fortuna. Questo matrimonio d'interesse è considerato uno dei grandi capolavori diplomatici dell'antichità. Quando è soltanto un adolescente, Meritaton si è guadagnata una notevole credibilità agli occhi del suo popolo e nella cultura politica degli egizi il faraone aveva il compito di farsi garante dell'ordine cosmico per il bene del paese. È a questo punto che Meritaton manda in soffitta il concetto di un unico dio, ripudiando le idee e l'operato del padre. La regina decide di lasciare Amarna e ritorna a Tebe, dove vengono venerate tutte le divinità tradizionali. Meritaton porta con sé tutti i membri della sua famiglia, compresi i defunti, e li fa seppellire in una nuova tomba nella Valle dei Re. Per la madre, Nefertiti, e la nonna, la regina Ti, sceglie la dimora funebre di suo nonno,
il faraone Amenhotep III. Un piccolo graffito in ieratico, il sistema di scrittura che gli egizi usano nella loro quotidianità, segna la data della cerimonia. I corpi delle due donne vengono deposti accanto al sarcofago del faraone, la figura più importante del suo tempo, che ha regnato per circa 40 anni. Terzo anno del regno, terzo mese della piena, settimo giorno. Sarà l'ultima traccia lasciata dalla regina faraone. Un mese più tardi, secondo la cosiddetta stele della restaurazione, suo fratello sale sul trono. Tutankhamon diventa faraone. Meritaton sparisce. Con ogni probabilità non è una coincidenza. L'ipotesi più probabile è che sia morta, consentendo al fratello di salire sul trono. L'unica certezza è che non sia stata sepolta nella tomba che si era fatta costruire, che invece è stata usata per Tutankhamon. Molto probabilmente è stata sepolta, ma non sappiamo dove, forse in una tomba che già conosciamo, ma che è stata completamente saccheggiata, o forse non è stata ancora scoperta. Non abbiamo alcun indizio certo su dove sia finita. Probabilmente Tutankhamon è ancora un bambino quando diventa faraone. Il suo tesoro comprende un manufatto che ci permette di immaginarci come fosse all'inizio del suo regno. Il suo famoso trono. Anche questo viene trovato nella tomba. Sullo schienale lo vediamo raffigurato assieme ad Ankhesenamon, la sorella più grande che molto probabilmente ha appena sposato. Senza dubbio il trono è adatto a un adulto. Ma siamo certi che sia stato costruito per il re all'epoca della sua incoronazione? Quello che attira l'attenzione di Margabold è la parte inferiore dello scranno reale, che ha chiaramente subito dei danni. Come potete notare, qui un tempo erano presenti degli elementi decorativi che in seguito sono stati rimossi. È possibile che si siano deteriorati col tempo, ma è plausibile anche che la spiegazione possa essere un'altra, qualcosa di molto particolare. Quale poteva essere l'elemento mancante sul trono di Tutankhamon? Con ogni probabilità, decorazioni simili a quelle dell'altra sedia del faraone. Una sedia per bambini, anch'essa recuperata nella tomba. È di vimini intrecciati, simbolo dell'unione tra le due terre dell'Alto e Basso Egitto. È bene ricordare che su questo trono, creato per un adulto, sedeva un bambino di appena 7 anni. E cosa avrebbe fatto un qualunque bambino seduto per molte ore su una sedia da adulti? Sicuramente avrebbe fatto dondolare le gambe, così facendo avrebbe urtato le decorazioni con i talloni, finendo per danneggiarle e per incrinarle in diversi punti. A quel punto, per questioni di decoro, avranno deciso di asportare le decorazioni tutto attorno al trono. Questo probabilmente dimostra che Tutankhamon doveva essere molto giovane quando si è seduto su questo scranno. E dunque questo oggetto non era destinato a lui, ma era stato costruito per un adulto. Ma se il trono di Tutankhamon in realtà non appartiene a lui, per chi è stato costruito in origine? La chiave dell'enigma si trova sul retro del manufatto. L'ipotesi è che ci fosse una prima decorazione. Hanno staccato le foglie d'oro originali che si sono lacerate.
hanno modificato l'incisione e hanno riattaccato le lamine d'oro. C'è un altro indizio che sembra confermare questa ipotesi. Una frase misteriosa incisa sulla stele della restaurazione, che dà notizia dell'ascesa al trono di Tutankhamon. Dopo che furono passati alcuni giorni da questo evento, Sua Maestà apparve sul trono di suo padre. Egli comandava sui domini di Horus. Sulla stele della restaurazione si legge che Tutankhamon si è seduto sul trono del padre. E credo che questa frase si possa interpretare anche in senso letterale, ovvero che questo fosse davvero il trono di Akhenaton e che sia stato adattato per permettere al figlio di usarlo. Assunto il potere, il giovane faraone deve effettuare un ultimo gesto simbolico. Forse il padre, che è stato sepolto ad Amarna, è considerato un pessimo re. Ma è a lui che subentra Tutankhamon, e dunque c'è un rituale da rispettare. Questo spazio corrisponde al punto in cui si trovava il sarcofago di Akhenaton. Era stato sepolto qui. E dunque è qui che i rappresentanti di Tutankhamon hanno prelevato il suo corpo mummificato per trasferirlo nella Valle dei Re. Hanno abbandonato il sarcofago che è stato fatto a pezzi. Probabilmente per evitarne il riutilizzo, ma forse anche perché la figura del faraone doveva essere consegnata all'oblio. Seppellire di nuovo le spoglie di Akhenaton non significa solo portarlo nella Valle dei Re, dove sono sepolti tutti i faraoni del nuovo regno, ma è necessario per adeguarsi alla legge dinastica che è riportata su questo papiro. Che tutto il patrimonio venga donato a chi concede sepoltura. In altre parole, la persona che seppellisce il faraone è il suo legittimo successore. Tutankhamon sceglie la tomba di un comune cittadino. Il corpo viene deposto nel sarcofago di una delle sue spose straniere, caduta in disgrazia, chiamata Kiya. Ed è così, in un giorno di novembre dell'anno 1327 prima dell'era volgare, che Tutankhamon finalmente diventa il nuovo faraone. Quando muore, il sovrano ha circa 17 anni. Ha appena celebrato il 10° anno del suo regno. Conosciamo il periodo della morte grazie a una collana di fiori collocata attorno alla sua mummia. Questi fiori sbocciano soltanto tra la fine di marzo e i primi di aprile. Nell'antico Egitto devono passare 70 giorni tra la morte e la sepoltura. E dunque oggi possiamo avere la certezza che il faraone sia morto un giorno tra dicembre e febbraio. Il suo corpo viene completamente rasato e lavato scrupolosamente. Poi, in via del tutto eccezionale, il cervello viene asportato non soltanto dal naso, ma anche dalla nuca, tramite un'incisione all'altezza della decima vertebra. Quindi nel cranio viene versato del liquido resinoso. Vengono asportati i visceri, cuore e polmoni. E all'interno e attorno al suo corpo vengono lasciati per 60 giorni dei sacchetti di natron, un sale di iodio per assorbire la materia organica. Quindi nell'addome viene inserito un tessuto imbevuto di resina. E lo stesso liquido, mescolato a vino dolcificato, viene versato sul corpo del defunto. Questo trattamento, molto più invasivo del solito, finisce per corrodere le carni del sovrano, al punto che tra tutte le mummie reali portate alla luce fino ad oggi, quella di Tutankhamon è considerata una delle peggio conservate in assoluto. Una volta completato il processo, sul re viene posto un copricapo con perle. Sul torace viene poggiato un collare di terracotta. Gli vengono infilati dei ditali,
dei sandali d'oro e sulle braccia dei monili. Quindi il corpo viene avvolto da 16 strati di bende, tra le quali vengono collocate decine di amuleti con poteri magici, diverse collane e alcune armi straordinarie, tra le quali un primo pugnale di oro massiccio e un secondo, la cui lama è formata da un metallo straordinario. Quando Carter l'ha trovato, era assolutamente intatto. Non presentava ruggine, era solo punteggiato da piccoli segni di ossidazione, era perfettamente levigato e quando ha testato il filo della lama sul pollice era ancora affilato. Sappiamo che il nonno di Tutankhamon, Amenhotep III, aveva ricevuto in dono un pugnale da parte del sovrano di Mitanni, regno che si trovava più o meno nell'odierno Kurdistan. A quanto pare questo dono, questo pugnale, aveva la lama in ferro, un manico decorato con pietre blu, un fodero dorato e un pomello realizzato con una pietra particolare, che secondo gli studiosi era cristallo di roccia. L'ultima caratteristica straordinaria di questo metallo è che si tratta di ferro meteoritico. Nell'antichità capitava spesso di usare ferro proveniente da meteoriti, ferro che veniva martellato, forgiato e trasformato in armi eccellenti. Gli egizi erano convinti di doversi difendere da forze ostili nell'oltretomba e senza ombra di dubbio questo pugnale in ferro era un'arma molto più efficace rispetto a quelle in bronzo. Sicuramente è stato affidato alla mummia per aiutare il faraone nell'aldilà. Era un'arma estremamente efficace. Trentatré secoli dopo, Howard Carter impiega diverse settimane a disfare l'opera dei sacerdoti egizi. Per riesumare il corpo del faraone e poterlo esaminare, deve separare le bare senza danneggiarle. Attorno al sarcofago, Carter fa costruire una struttura in legno. Quindi fa sollevare i coperchi dei primi due sarcofagi. Poi fa predisporre un complesso sistema di corde e pulegge che gli consente di arrivare al sarcofago di oro massiccio. A questo punto deve staccare la mummia dalle resine solidificate, versate nel corso della sepoltura. Infine riscalda la sezione superiore del sarcofago d'oro per separarlo dal coperchio del sarcofago in legno. Dopodiché comincia a esaminare la mummia. È impossibile privarla delle bende, perché anch'esse si sono solidificate a causa del liquido resinoso. Carter è dunque costretto a dissezionare la mummia. Ed è così che scopre i circa 200 oggetti posizionati tra gli strati di tessuto. Quando l'archeologo ha finito, il corpo del re è completamente nudo, ad eccezione del cranio, sormontato da un copricapo di perle. Quasi certamente il copricapo che indossava da neonato. Sul torace del sovrano c'è anche un superbo collare di terracotta blu e oro, letteralmente incastonato nella carne del faraone. Ma quando Howard Carter depone il corpo in una cassa e lo rimette nella sua tomba, qualcuno ha fatto sparire parte del collare. Negli anni successivi i tombaroli staccano il torace del sovrano per impadronirsi di ciò che resta del collare e rubano anche il copricapo. È per questo che oggi nella sua tomba il faraone è privo degli accessori che aveva addosso al momento della sepoltura. La tomba di Tutankhamon ha perso il suo tesoro.
Ma al centro della camera funeraria c'è ancora il superbo sarcofago di granito rosa del sovrano. Tutankhamon viene sepolto in una tomba molto piccola, di appena 100 metri quadri. Deve essere di proprietà di un privato cittadino e viene decorata in suo onore poco prima della sepoltura. La decorazione della tomba di Tutankhamon contiene una scena eccezionale che è unica nella storia dell'arte egizia. Mostra per la prima e unica volta un faraone che fa seppellire il suo predecessore. Sulla destra vediamo il faraone Ahi, appena incoronato, che esegue i riti funebri sulla mummia del giovane Tutankhamon, morto da poco. Ciò che è davvero sorprendente della rappresentazione del faraone Ahi è il suo aspetto giovanile. I due sovrani Tutankhamon e l'uomo che lo ha sepolto sembrano coetanei. Eppure sappiamo che tra questi due personaggi ci sono due generazioni di differenza. Ahi è abbastanza vecchio da essere il nonno del suo predecessore, e forse lo è. Potrebbe trattarsi della raffigurazione di un nonno che seppellisce il nipote morto prematuramente. Il faraone Ahi regna sull'Egitto solo per 3 anni. La sua morte segna la fine di questo periodo turbolento e l'inizio di un rinascimento. Poco dopo, Tutankhamon finirà dimenticato, almeno fino a quando Howard Carter lo riporterà in vita a 3300 anni dalla morte.